la mazzorra e il boato del Palapanini. Ma boato come se fosse entrato Brad Pitt, non lo so, Tom Cruise. Adesso lo vedi, secondo me, perché è così atteso. Alzagli la palla più alta che sai alzare, Maica, la più alta del repertorio. La ricostruzione per Christensen, Mazzorra, bersaglio, primo punto per lui. Scalda il pubblico. È già amato, anche solo per il fatto di essersi presentato in un italiano impeccabile quel venerdì precampionato. Vuole ancora la palla, tira ancora forte, viene ancora tenuto, siamo 1-4, ancora palla per lui a bersaglio. È una scena incredibile, è una scena incredibile. Tutti, immotivatamente, diciamolo, alla mercé di Luis Elian Estrada Mazzorra. Tutti. Palapanini in piedi. Tira forte Ratke. Viene difeso, Christensen adesso, solo il posto 4, e ancora a segno, Elian Estrada Mazzorra è il nuovo idolo assoluto del Palapanini. 3 punti consecutivi, 24-15, Modena si appresta a vivere 8 match ball e il primo è nelle mani proprio del cubano che va in battuta. C'è la ola, tutti in piedi, ma cosa sta succedendo al Palapanini? I 3 punti di Elian Estrada Mazzorra, che ora va al servizio, tira molto forte, la palla tenuta da Sorgente, ricostruzione per la pipe di Grosdano fuori, finisce così, 25-10, 25-18, 25-15, tutti da Elian, in una serata nella quale non abbiamo esattamente visto una partita di pallavolo, però ci siamo divertiti lo stesso. Al Palapanini nel girone di ritorno, Caliberda tira forte, Recine tiene, palla giocabile, pipe di Cavuto che può solo smanacciare, non un granché l'alzata di Saita, Caliberda alza la seconda linea, Elian sopra il muro e di una spanna e mezzo almeno, il mismatch con Recine crudelmente sfruttato, punto del cubano. Festa nel sold out del Palapanini, Elian Estrada Mazzorra. Modena un altro set ball, la flottante di Romy Alonso ricevuta da Ivan Zaitsev, una mano Christensen, Elian, mani fuori, chiude il parziale, si bulla come piace al pubblico del Palapanini, 25-18, 25-17, 2-0 per Modena.